Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La prima commissione ha discusso misure di semplificazione per la ripresa socio-economica del territorio regionale, di riforma per l'ISUC, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, e anche di disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi. Vediamo il servizio. La proposta di legge Carissimi Peppucci, consiglieri della Lega, sulla semplificazione per la ripresa socio-economica è stata al centro dell'audizione con le associazioni WWF, Lega Ambiente e ISDE Umbria. Dagli interventi è emersa una forte critica all'impianto normativo, che sarebbe incostituzionale, limiterebbe la partecipazione e il contraddittorio rispetto alle procedure previste nelle conferenze dei servizi, consentirebbe deroghe eccessive nell'utilizzo dei rifiuti negli impianti industriali. Una nuova audizione con Confindustria, Associazione Nazionale Costruttori e Assocave è stata calendarizzata per lunedì 12 aprile. Sulla riforma dell'ISUC, l'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea, la proposta di legge firmata dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Legislativa è stata approvata all'unanimità, prevede modifiche soprattutto rispetto agli organi dell'Istituto. Al posto del Consiglio di Amministrazione di 7 membri ci sarà un Consiglio Scientifico Istituzionale di 4 persone, più il presidente. Al consiglio spetterà l'elaborazione del programma annuale, mentre il presidente, nominato d'intesa con la giunta, svolgerà un ruolo gestionale. Infine, sulle sperimentazioni gestionali di servizi innovativi, il disegno di legge della giunta affida alle aziende sanitarie la proposta di attivazione di programmi di sperimentazione che poi dovranno essere autorizzati dalla regione quando essi servano a perseguire i fini pubblici dell'assistenza mediante la collaborazione tra le strutture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati. Secondo quanto previsto dalla legge nazionale, il socio pubblico deve comunque detenere la maggioranza del capitale sociale. Un articolo di questo disegno di legge riguarda specificamente la sperimentazione gestionale dell'Istituto Prosperius di Umbertide. In seconda commissione, audizione sul potenziamento e sullo sviluppo delle officine manutenzione ciclica, le ex officine grandi riparazioni di Foligno. Gli obiettivi: la manutenzione ciclica per nuove tipologie di materiale rotabile e sblocco delle assunzioni. La seconda commissione, presieduta da Valerio Mancini, ha dedicato parte della riunione settimanale ad audizioni sulle politiche future per il potenziamento e lo sviluppo occupazionale delle officine manutenzione ciclica, ex officine grandi riparazioni di Foligno. La richiesta di approfondimento del tema era arrivata qualche settimana fa dalla FIL-CGIL. Hanno preso parte ai lavori, in videoconferenza, rappresentanti delle sigle sindacali della categoria, il direttore dello stabilimento Antonio Bernardini e l'assessore regionale Enrico Melasecche. È emerso particolare ottimismo rispetto a quanto scaturito da un precedente incontro fra lo stesso assessore Melasecche e i vertici di Trenitalia, dove sarebbe emersa una volontà condivisa di dare luogo a specifici investimenti che dovrebbero portare al raggiungimento di 3 binari necessari per ottenere la manutenzione dei treni monoblocco, quelli denominati Pop, Jazz e Rock. Questo, oltre a dare lustro allo storico stabilimento Folignate, permetterebbe anche un importante allargamento dei livelli occupazionali, il cui sblocco sarebbe previsto per il prossimo autunno. Il direttore Bernardini, dopo aver spiegato l'attività dello stabilimento ed averne ripercorso la gloriosa storia, ha rimarcato come quelle Folignati siano fra le officine maggiori della rete nazionale comprendente Vicenza e Napoli, riuscendo a lavorare contemporaneamente su 38 locomotive. Il personale interno è composto da 380 unità, mentre sono 60 le unità lavorative esterne che operano comunque stabilmente all'interno del sito. L'assessore Melasecche ha espresso soddisfazione per la disponibilità di Trenitalia ad investire sul sito di Foligno e, ribadendo la piena disponibilità della regione sia verso l'azienda che i sindacati, Melasecche ha sottolineato che il sito rimarrà di primissimo piano nel panorama italiano grazie all'incrementazione con alcune nuove lavorazioni. Il presidente Mancini, dopo aver annunciato una prossima visita della commissione presso lo stabilimento, ha espresso soddisfazione per la collaborazione che sta positivamente emergendo da parte di tutte le parti interessate ad un futuro ancora più importante del sito Folignate.
Sempre in seconda commissione illustrata la proposta di legge del capogruppo del Partito Democratico Tommaso Bori sui contributi a favore dei gestori delle edicole a integrazione di quelli governativi. Il servizio. La sua iniziativa legislativa, Tommaso Bori, capogruppo del Partito Democratico, l'ha definita una proposta utile a integrare i contributi governativi previsti per le edicole, necessari ad evitare che il combinato disposto tra crisi economica dovuta alle misure anticontagio e crisi strutturale del settore possano rivelarsi letali per un ambito che è anche un servizio e un presidio di socialità e libertà. Gli ultimi decenni in Italia, ha detto Bori, illustrando l'atto in seconda commissione, hanno segnato un arretramento delle edicole con la chiusura di almeno un punto su quattro. In Umbria si registra la perdita di 400 posti di lavoro tra i giornalai dal 2011 al 2019, con la chiusura dal 2008 a oggi di 170 edicole. I punti di rivendita di quotidiani e riviste rappresentano dei baluardi dell'informazione e presidi del territorio. L'auspicio, ha spiegato Bori, è quello di concedere un contributo integrativo, una tantum, come già previsto in altre regioni, avendo chiaro l'obiettivo, puntualizzato, di tendere a quell'edicola dei servizi, a cui puntiamo da tempo, che potrebbe rappresentare un aiuto, un sostegno valido a tutti i cittadini impossibilitati ad accedere a tanti servizi e opportunità che oggi sono a disposizione solo online. La proposta inizierà ora il suo iter legislativo partendo dalla fase istruttoria gestita dagli uffici preposti di Palazzo Cesaroni. Umbria nella media nazionale per il rischio usura, ma gli effetti della pandemia potrebbero incidere pesantemente, è emerso dall'audizione in commissione antimafia del presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, il dottor Fausto Cardella. Il servizio. L'Umbria, rispetto al rischio di esposizione all'usura, è, secondo dati ufficiali, attualmente nella media del centro Italia. Ma la situazione è da tenere sotto controllo perché gli effetti della pandemia saranno maggiori e più evidenti tra qualche mese, quando verrà meno il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione, e dunque il livello di sofferenza delle persone sarà più ampio per la mancanza di lavoro e di reddito. L'allarme è lanciato dal presidente della Fondazione Umbria contro l'usura, Fausto Cardella, invitato nella riunione della Commissione d'inchiesta, analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione, riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti, presieduta da Eugenio Rondini. È una situazione sotto controllo, ma da tenere sotto controllo, perché non c'è dubbio che gli effetti della pandemia si riverberano pesantemente sulla situazione delle famiglie, dei piccoli imprenditori, e anche dei piccoli professionisti. Mi riferisco a queste categorie perché sono quelle alle quali noi ci rivolgiamo e alle quali la Fondazione Umbria contro l'usura può dare più facilmente un supporto. Mediamente l'Umbria è, secondo i dati che sono stati forniti, è nella media del centro Italia per quanto riguarda il rischio, l'esposizione all'usura. E io credo, temo, che gli effetti di questa pandemia saranno maggiori e saranno più evidenti fra qualche mese, fra qualche tempo, quando per esempio inevitabilmente verrà meno il blocco dei licenziamenti, la cassa integrazione e soprattutto il livello di sofferenza delle persone per la mancanza di lavoro, per la mancanza di redditi, sarà ancora più pesante di quanto non sia oggi. La Fondazione, ha spiegato Cardella, ha tre linee di intervento: il sostegno alle vittime dell'usura, azioni legate alla prevenzione, la promozione della legalità. I reati di usura, ha aggiunto, vengono difficilmente denunciati per vergogna, timore o sfiducia verso le istituzioni, pertanto gli interventi della Fondazione rappresenterebbero un numero minimo rispetto alle situazioni reali. Nel rimarcare che più diventa difficile l'accesso al credito ufficiale, tanto più si può ricorrere a un credito altro, Cardella ha anche tenuto a spiegare come il rischio principale per molte situazioni è rappresentato dall'espropriazione del bene produttivo. Per questo ha definito fondamentale il monitoraggio dei cambiamenti di proprietà, che rappresentano indicatori importantissimi per fotografare la situazione e tenerla sotto controllo. La pandemia non può che enfatizzare questo rischio. Per ragioni intuibili, le persone che hanno grandi
le associazioni criminali che hanno grande disponibilità di denaro contante ovviamente trovano un terreno fertilissimo nelle esigenze della gente. Saper resistere a queste tentazioni è fondamentale, non solo per la struttura della società, certo, ma soprattutto anche per gli individui che poi diventeranno schiavi e saranno avviati a una povertà ancora peggiore rispetto a quella che si può prospettare. Chiedere aiuto subito, non vergognarsi di chiedere aiuto. Se io potessi coniare un motto per la Fondazione Umbria contro l'usura, direi: intanto vi ascoltiamo, certo, e poi vediamo insieme quello che si può fare. Rispetto ai dati dell'attività della Fondazione Umbria contro l'usura, nel 2020 si sono svolti 126 ascolti. Le richieste deliberate nell'anno sono state 27, di cui 12 erogate. L'importo annuale deliberato è stato di 1.181.375 euro, di cui erogati, attraverso fideiussioni, 595.000 euro. Per il 2021 ad oggi, impegnati ma non erogati, 295.000 euro relativamente a 4 pratiche deliberate. Il consigliere della Lega Valerio Mancini ha annunciato un'interrogazione all'assessore regionale della Sanità Luca Coletto, sottoscritta anche dal capogruppo Stefano Pastorelli, per conoscere l'andamento dell'utilizzo degli anticorpi monoclonali per il trattamento di Covid-19. Questa sperimentazione, ricorda Mancini, insieme ai vaccini e alle terapie domiciliari può rappresentare un'arma fondamentale per sconfiggere il virus. Pertanto chiedo all'assessore di fornire in aula tutti i dati relativi alle cure con i monoclonali. Una proposta di legge per normare la posizione degli operatori sanitari no vax è di Simona Meloni, consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, con cui si consente l'accesso ai soli operatori che si siano vaccinati. In particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie, ospedaliere o territoriali, sentito il medico competente, valutano l'opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori. È una proposta di legge di sostegno della promozione e della diffusione della lettura, è stata presentata da Paola Fioroni, consigliere Lega e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa. Fioroni dice: la desertificazione culturale provocata dalla pandemia diminuisce il numero dei lettori, mettendo in ginocchio le librerie di qualità e le produzioni editoriali in Umbria. Anche a livello legislativo regionale occorre perciò promuovere la diffusione del libro e della lettura quale strumento fondamentale dello sviluppo culturale e sociale dell'intera comunità umbra. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa, va in onda sulle televisioni private della Regione, è disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa, consiglio.regione.umbria.it e naturalmente su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.